Buonasera, sono Paolo Nicolazzo, presidente della Proloco di Platania. Nella giornata di ieri, 29 agosto 2019, la Proloco ha celebrato i suoi 40 anni di attività. E infatti la Proloco venne fondata il 29 agosto del 1979 da un gruppo di giovani platanesi guidate dall'allora parroco Don Pietro Arcuri. E in questi 40 anni la Proloco ha veramente, come dire, realizzato, è riuscita a realizzare centinaia e centinaia di eventi. Questo numero di eventi è stato comprovato dalla documentazione storica in possesso della Proloco a partire proprio da quegli anni. E nella giornata di ieri abbiamo realizzato questo convegno, dove abbiamo invitato tutti i soci fondatori e gli ex presidenti della Proloco, ai quali è stato consegnato un attestato di merito per la loro opera fatta negli anni. Chiaramente la Proloco di oggi si è evoluta, si è in parte migliorata, puntando sulle nuove tecnologie, sui nuovi modi di fare eventi, sui nuovi modi di trasmettere il sapere alle generazioni. Siamo riusciti anche noi a partire con le manifestazioni classiche e ad arrivare oggi a puntare molto di più sulla promozione turistica, sulla promozione culturale. Chiaramente non è questo un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Mi auguro sinceramente che i giovani si avvicinino a questo movimento e che riescano a dare un maggior impulso alle nostre attività. Chiaramente nella giornata di ieri sono state invitate anche tutte le istituzioni, non solo locali, ma anche l'Umpli Calabria, dove è stato presente il presidente Capellupo, il presidente provinciale Vitaliano e il consigliere nazionale Antonello Grosso Lavalle, che hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla Proloco e si sono complimentati anche per, come dire, per la gestione della struttura in cui ha sede la Proloco, che è il Parco Letterario Felice Mastroianni, che è gestito dalla stessa Proloco da alcuni anni. Cosa dire per terminare? Che mi auguro che i platanesi si avvicinino a questo movimento. Noi abbiamo coniato un logo per il 40esimo, riprendendo una prosa del poeta Felice Mastroianni, il paese degli uomini sempre vivi, e ci auguriamo veramente che le nuove generazioni, con l'aiuto degli attuali soci della Proloco, possano far diventare di nuovo il paese di Platania il paese degli uomini sempre vivi.